sono davvero onorata La stamani. banalità del bene è il titolo di un interessante convegno sugli ebrei che si è tenuto venerdì 7 giugno a cura dell'amministrazione comunale del capoluogo del Pollino e dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria ed Artigianato nell'aula magna di questa scuola. Per l'occasione sono intervenuti il senatore Demetrio Volcic, giornalista e già corrispondente della RAI da Mosca, che ha impreziosito il convegno con i suoi racconti di vita, Luigi Troccoli, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, che dopo aver raccontato la vita di Lucio Pincus ha proposto l'intitolazione di una delle aule dell'istituto alla sua figura, lo storico Antonio Sorrenti, che ha proposto la medesima cosa ma per la figura di Schwartz, dopo aver esposto la vita nel campo di Ferramonti, la preside della scuola Rosita Paradiso e del sindaco Domenico Lopolito. Un momento di riflessione e conoscenza nel solco di fatti storici che hanno lasciato forti cicatrici, segnato questa terra in più momenti e con diversi aspetti indimenticabili ed incancellabili. Fatti, insomma, che ribadiscono una sola cosa: la libertà è il bene più grande che posseggono gli uomini e questa va salvaguardata sempre affinché le atrocità della Shoah non abbiano più a ripetersi. Shalom. Sì, grazie davvero brevemente perché vi assicuro che oggi vi parlerà sono tra i massimi esperti di questo argomento, che è un argomento che cercherà anche, spero, di fare chiarezza rispetto a delle situazioni, il campo di Ferramonti, dove è in realtà e che cos'è quello che c'è oggi, e che conoscendo la qualità dei relatori, tutti e tre, perché anche il professore Troccoli sta svolgendo un'indagine importante nei nostri archivi su questi argomenti, sicuramente non utilizzerà il politicamente corretto, perché con il politicamente corretto tutte le vicende vengono edulcorate e quando vengono edulcorate poi si passa al revisionismo e al revisionismo pare che non sia successo assolutamente nulla. Io invece ritengo che noi non ne siamo fuori. Forme di razzismo esistono in ogni campo, in ogni settore, perché sono spesso radicate all'interno dell'essere umano. Allora, essendo dentro di noi, la capacità di uno Stato è quello di fare rete e cercare di isolare questi elementi, ma si fa rete solo ed esclusivamente se c'è una coscienza sociale. E allora, iniziative di questo tipo, che non sarà certamente l'unica, perché così ci ha detto Antonio Sorrente, professore spesso qui a Castellino, anche ad agosto, certamente servono non a mantenere viva l'idea del passato. Ecco, questo non penso che sarà un convegno storico, questo sarà un convegno sulla storia attuale, perché io sono convinto che le brutture del passato sono ancora presenti tra di noi e non ne siamo ancora venuti fuori. Ecco perché la faccio breve, do il mio saluto a tutti gli intervenuti e dico ascoltate con attenzione perché c'è davvero da imparare. Parlare di questo grande uomo di cui noi abbiamo la pagella o quella che gli erba, mi rivolgo adesso con molta confidenza a Demetrio. Ecco, quest'uomo non era solamente un uomo di azienda, era un uomo che all'interno del campo aveva deciso di organizzare in termini corretti il sistema scolastico. Si era posto il problema di lavorare sulla scuola dell'infanzia ed era arrivato addirittura in maniera illuminante a capire che se si andava in Israele bisognava formare dei ragazzi che studiassero agricoltura. Quindi a Ferramonti quest'uomo ha creato la scuola dell'asilo, le elementari, le medie, l'avviamento, il liceo. È un embrione di quella che era la scuola agraria. La cosa peggiore per un ebreo è non poter andare a scuola. Quindi, all'interno, che più lingue potessero trovare la coabitazione, perché non è facile essere ebreo, uno è ashkenazita, l'altro è sefardita, l'altro è di origine italiana. Siamo un po' un popolo che litighiamo, fondamentalmente siamo calabresi tutti quanti.
Allora immagino questa organizzazione come un'organizzazione, per esempio, non facile, no? Avere molti bisognava fare l'appello. Mi posso prendere ancora 3 minuti, anche perché le pistolettate non piacciono a nessuno. Beh, quest'uomo ha avuto un'idea geniale. I bambini non avevano bisogno di fare l'appello. L'appello lo facevano con i capoclasse. Ma la scuola era la sinagoga, dove si mettevano delle paratie fatte con dei fili e con delle lenzuola, dove c'era di tutto. Se lei avrà poi l'opportunità, vedrà che cosa si insegnava. Addirittura l'inglese era alternativo. Abbiamo visto con Troccoli cos'era la scuola avanzata. Allora, cercate di immaginare questo. Mentre fumavano, poi i treni partivano per portare in tutta Europa gli ebrei, in Calabria si andava a scuola e non si vedeva nient'altro che piacere di andare a scuola, come c'erano tornei di pallavolo, di calcio, tornei di scacchi, di dama, c'erano le cose più importanti, c'era il coro, c'era la struttura del disegno, si erano creati delle micro realtà per poter avere gli occhi. Non credo, come qualche giorno dice, che Ferromonti era un luogo di dannati. Quando me l'ho visto, avevo già forse 50 anni, ma io non ho mai sentito parlare di un internamento di ebrei a Castello. E mi ha aperto questa finestra di curiosità, per cui sono andato così ad approfondire, magari ho scoperto un mondo inusitato, impensato. Noi a Castrovillari, allora la provincia di Cosenza è stata l'unica provincia della Calabria nel quale, oltre che il campo di Ferramonti, ci sono stati campi di internamento liberi, la legge li chiamava così, campo di internamento libero, e sono stati campi a Castrovillari, Agri, Corigliano, San Marco Genato, una ventina dei comuni della nostra provincia. Io non sarò così di alto profilo come l'amico Antonio, farò piuttosto delle piccoli racconti. Io con gli ebrei il primo mio contatto era il 6 aprile 1941, quando davanti alla nostra casa di Lubiana, ex Jugoslavia, ex Austria e Ungheria, oggi Slovenia, quando è passato il primo treno e abbiamo sentito le grida, ed erano gli ebrei che venivano deportati dalle truppe SS da una parte confinaria della Jugoslavia, e mentre passavano per la città di Lubiana mandavano le terrine ai parenti. E io da Lubacchiotto scout evidentemente ho capito che il mio dovere quotidiano a favore dell'umanità doveva essere questo. Presenti, abbiamo, io condivido quello che ha detto Antonio, ha già chiuso benissimo, non voglio aggiungere niente. Vi ringrazio e buon proseguimento di giornata.